Andrea, vorrei partire chiedendoti qualcosa su Andrea, su Nick, perché quello che mi ha Dai, rispondi colpito, allora. quello che mi ha colpito del fatto che questo personaggio rappresenta una dualità, no? C'è Nick che è sensibile, c'è poi c'è la strafottenza di Lovely Boy, però sono due parti accomunate da una stessa cosa che è una solitudine, che è molto facile ritrovare in ogni ragazzo. Volevo sapere quando Francesco ti ha parlato di questo personaggio, cosa ti aveva colpito di lui? Ma mi aveva colpito il contesto, cioè il contesto mi divertiva molto, cioè fare un film su un musicista è difficile, quindi diverte la mente. In realtà quello, poi sai, sulla solitudine si può parlare di apatia, di solitudine, di quello che vuoi, non penso che ci accomuni, è un discorso talmente generale che non si può dire accomuna i ragazzi, non vuol dire niente, perché tutti sono diversi. C'è questa cosa, ma c'è anche magari lui ce l'ha, lui sì, lui no, cambia. Invece, Fabi, il tuo personaggio mi sembra l'unico che cerca di aiutare Nick, di spronarlo, e mi sembra l'unica che capisca la differenza tra l'apparire e l'essere. E non a caso, quando Nick crolla, viene lasciato solo, quindi il fallimento viene visto come un difetto, qualcosa da nascondere. Secondo te, perché c'è questo bisogno di essere performanti oggi? Beh, un po' il dramma di questo secolo, no? Cioè, c'è questa corsa. Ci sono due mondi ora. C'è da una parte la corsa alla perfezione, quindi che noi vediamo molto sui giornali, sui social, quindi al retaccio, al togliere i brufoli, o almeno c'è stata. E adesso invece c'è la corsa opposta, quindi a una forma di normalizzazione dei difetti, del parlare dei tabù, eccetera. Quindi è un po' quello che viviamo, è un po' il 2021, diciamo. Perché non c'abbiamo un cazzo da dirci, quindi parliamo di ste stronzate. Sì, forse abbiamo un po' perso, boh, un po' di cose ci stiamo perdendo. Ma va benissimo, perfetto. Un po' la trap lo fa, leva i contenuti. Esattamente, cioè, questa corsa, no, al mostrarsi ai soldi, alle donne, e poi rimane tutto quanto in superficie, dentro sotto non c'è niente. Stupendo, bellissimo. E volevo domandarti rispetto a questa cosa qui, visto che appunto la scena trap negli ultimi anni è veramente esplosa, se per costruire il tuo Nick, Francesco magari ti ha dato qualche consiglio di guardare qualche concerto, ascoltare No, certo, l'ho fatto, ho guardato tante storie di Instagram, tanti live, tante interviste, alcune peggio delle mie, incredibile, incredibile. E quindi sì, ho guardato il discorso dell'osservazione, mi sono limitato a guardare, poi è ovvio che quando guardi pensi a qualcosa. E volevo domandarvi sul fatto proprio di questo dualismo che rappresenta tutto il film, perché c'è la parte di Roma che è più caotica e proprio la regia è molto più movimentata rispetto a quella ovviamente delle Dolomiti dove cambia tutto. Se poi Francesco anche fisicamente ti aveva detto di rimanere più fermo, di muoverti di meno, se ti aveva fatto un discorso proprio sulla fisicità del tuo personaggio. No, non si deve permettere. Lo so io quello che devo fare. Bene, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Grazie a Grazie te. mille.